Ciao amici, nelle case degli italiani le arance sono uno di quei cibi che non mancano mai, come la pasta o il pane. Qui non mancano mai, io ne ho fatto anche un video, andatelo a vedere, c'erano delle arance buonissime. Se le arance sono una delizia, le bucce invece finiscono quasi sempre nel bidone. Ecco allora 5 usi inaspettati delle bucce d'arancia e dopo aver visto questo video non le butterete mai più via. Se siete curiosi mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Deodorante per scarpe. Contro le scarpe puzzolenti, le bucce d'arancia sono un rimedio facile, veloce, efficacissimo. Basta mettere un sacchettino di tessuto fine riempito di bucce d'arancia dentro le scarpe. Gli oli essenziali della buccia neutralizzano gli odori cattivi senza chimica. 2. Deodorante per frigo. Parlando di cattivi odori, cosa c'è di più fastidioso di un frigo maleodorante? Per avere un frigo profumato senza doverlo pulire tutto ogni giorno, ecco cosa fare: tagliare un'arancia a metà e rimuovere la polpa senza rompere la buccia, usare la buccia come una coppetta e riempirla di sale, tenere la mezza arancia con il sale dentro una vaschetta in frigo e i cattivi odori spariranno in fretta. 3. Detergente per superfici. La buccia d'arancia è fantastica per pulire le superfici di casa, dai vetri fino al pavimento. Cioè, devo strofinare le bucce in giro per la casa? Molto più pratico. Per prima cosa, prendere un vaso di vetro abbastanza grande e riempirlo di buccia d'arancia e aceto di mele, chiuderlo bene e conservarlo per 2-3 settimane in frigo, agitando di tanto in tanto. Al bisogno, versare un liquido dentro un erogatore spray rigorosamente riciclato e usarlo come un pulitore per superfici, con il vantaggio che è 100% naturale, non lascia aloni ed è piacevolmente profumato. 4. Candele. È facilissimo fare una candela all'arancia, con l'arancia. Tagliare il frutto a metà, rimuovere la polpa ma lasciare la parte bianca cilindrica centrale intatta. Attenzione anche a non rompere la buccia, che sarà il contenitore per l'olio da candela. Riempire la mezza arancia di olio lasciando fuori un pezzetto del bianco centrale come stoppino. 5. Bicchieri brillanti. Per ravvivare i bicchieri opacizzati da calcare e residui di sapone, riempire una bacinella di acqua tiepida, aggiungere un po' di bucce d'arancia e lasciare i bicchieri in ammollo per 5 minuti. Dopo asciugarli bene. Questo trucco si può usare anche per le posate. 6. Mantenere fresco lo zucchero di canna. Lo zucchero di canna integrale, quello vero per intenderci, forma grumi e si solidifica facilmente perché è grezzo e molto umido. Per evitarlo, mettere 1 o 2 strisce di buccia d'arancia nel contenitore. Assorbiranno l'umidità e lo zucchero rimarrà ben sgranato. Grazie al potere conservante dello zucchero, le bucce durano 3-4 settimane. Bisogna solo ricordarsi di cambiarle. 7. Tè all'arancia. Per fare un tè all'arancia davvero ricco e profumato, le bucce d'arancia sono un ingrediente essenziale. In questo caso consiglio arance bio, perché beviamo proprio le bucce. Tagliare la buccia a striscioline con il coltello o un rigalimoni, lasciare essiccare per 2-3 giorni, poi al momento di fare il tè versare acqua bollente o tè bollente direttamente sulle bucce essiccate e lasciare in infusione a piacere. Noi ci siamo fatti un tè d'arancia. E voi amici, quale consiglio preferite? Scrivetemelo nei commenti o rispondete al sondaggio nella scheda cliccabile della i qui in alto. Per vedere tutti i miei video sui cibi e i loro benefici basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Vivi naturale, vivi meglio. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!